Salve a tutti ragazzi, benvenuti sul canale dello sconosciuto. Oggi sono qua per realizzare una reaction a un trailer che è uscito proprio quest'oggi, ovvero il trailer, il secondo trailer, il trailer ufficiale dovrebbe essere di Ant-Man and the Wasp, film che uscirà, se non sbaglio, a luglio. Ora poi andrò a controllare la data, tanto alla fine del trailer probabilmente la diranno. E film che attendo abbastanza. Il primo Ant-Man mi era piaciuto molto, il primo teaser che hanno rilasciato mi era piaciuto altrettanto, ne avevo parlato qua sul canale, e non vedo l'ora di vedere appunto questo film, soprattutto dopo l'uscita di Infinity War. Trovate le varie recensioni sul canale, quella senza spoiler e quella più lunga con gli spoiler, perché appunto voglio sapere come in qualche modo Infinity War e anche se influirà con questo film. Ovviamente non vi dico niente perché magari qualcuno di voi non ha ancora visto Infinity War, però sicuramente l'interesse per questo film è alto, sia per il personaggio in sé, perché Ant-Man l'ho adorato fin da subito, sia perché appunto voglio capire dov'è ambientato, in che momento temporale è ambientato. Quindi direi di non perderci in ulteriori chiacchiere, faccio la reaction, mi sposto e iniziamo. 3, 2, 1, via! Allora, da quanto tempo hai detto che sei Ant-Man? Non molto, è capitato per caso. Voglio combattere i cattivi, come fai tu? Sembra che io faccia casini ogni volta. Che figata! Il Tu sei da contrario. qualcuno che ti guardi le spalle? Salve! Eccola qua, Wasp. Tipo un socio. Dottor Pym, ho saputo che le è Grande. successo. Ha aperto il regno quantico e uno spaventoso fantasma che passa attraverso i muri le ha rubato la tecnologia. Ghost. E questa qui vuole conquistare il mondo. Chi l'avrebbe detto che nel momento del bisogno sarebbe tornato da noi? Non io. Noi l'abbiamo derubata, si ricorda? Proprio noi. È Tutto vero. quello che abbiamo. Siete voi due. Ant-Man e Wasp, insieme. Seguimi. Che figata. Lei sembra più intensa. No, no. Tu sotto, io sopra. Io ho le ali. Perché dovrei andare sotto? Il palazzo, che figata. Moriremo! Non voglio morire! Non moriremo! Com'era? Eravamo minuscoli! Ero socio di Envy in un progetto chiamato Golia. E quanto è cresciuto? Il mio record? 6,5 metri, tu? 19 metri. 19 metri? Avete finito di confrontare le dimensioni? 19. Ok, allora bene, ci sono un pochettino di cose da dire. Allora, il film esce il 14 agosto, quindi già ho sbagliato in partenza. Non so perché mi ricordavo luglio, mi sono confuso con Spider-Man Homecoming dell'anno scorso. Quindi bene, 14 agosto, non vedo l'ora di vederlo. Il trailer mi è piaciuto, mi ha convinto. In particolare alcune cose, ad esempio Wasp mi sembra azzeccatissima, perché ha uno stile, mi sembra avere uno stile di combattimento molto rapido, veloce, più scattante forse. Ovviamente vola, quindi ha anche un grande vantaggio. Poi mi è piaciuto tantissimo, esattamente come nel primo trailer, che hanno fatto vedere la volontà di utilizzare nelle scene d'azione in maniera brillante il fatto di rimpicciolire e ingrandire le cose. Riesce a creare delle scene d'azione bellissime e divertenti. Quindi non vedo l'ora di vedere di nuovo Peyton Reed, appunto il regista del primo film, di nuovo in azione. E poi ho apprezzato appunto che ti spiegano un po' la trama, ti fanno capire di cosa parlerà il film. Secondo me, ragazzi, sarà ambientato prima di Infinity War, ma dopo Civil War, e
e vedremo cosa fa Ant-Man durante quel periodo. Non ci saranno legami con Infinity War, secondo me, completamente zero. Ci sta, io non mi lamento, sinceramente. Ant-Man è un personaggio che, anche visto in questo modo, staccato dalla MCU, ha senso lo stesso. E appunto ti fanno capire la trama, ti fanno capire chi è il cattivo, o meglio la cattiva in questo caso, che dovrebbe essere Ghost, un personaggio che sinceramente non conosco tantissimo, però fa parte dell'universo fumettistico Marvel e può essere interessante. Ovviamente vedremo poi perché vuole, spero che sia abbastanza ben caratterizzato e vedremo perché vuole fare quello che dice di fare, conquistare il mondo, eccetera, eccetera. E niente, poi ci sono tutti i personaggi secondari, non vedo l'ora di vederli in azione. E Ant-Man mi sembra azzeccatissimo, come si dice, la comicità ci sta tantissimo. E spero che sia un film in linea con l'altro film che evolva il personaggio. Mi è piaciuto il tono scanzonato e divertente che viene proposto in questo trailer. Il trailer mi è piaciuto. Esattamente un po' come tutti i secondi trailer della Marvel, magari un po' meno bello, esaltante del primo, ma ti fa capire un po' di più la trama, comunque portando ancora più attenzione verso quel film. Quindi un trailer secondo me apprezzabile, devo rivederlo un po' magari per vedere più dettagli. E non ho nient'altro da dirvi, non voglio dilungarmi troppo perché sennò non finirei più. E vi ringrazio per l'attenzione, fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo trailer, se vi è piaciuto, cosa vi aspettate dal film. E ci vediamo in un prossimo appuntamento. Grazie e alla prossima.